Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nella mia carriera. So già che molti di voi avranno un attimo spalancato gli occhi già vedendo la copertina di questo episodio, ma tranquilli, non ho fatto nessuna pazzia, niente di niente, non preoccupatevi adesso. Vi spiegherò tutto in questo video. Comunque, come sempre, inizio col dirvi un attimo quanto ho fatto nel dietro le quinte. Ho lavorato parecchio stavolta, circa sulle 7-8 ore per arrivare, diciamo, a dove sono adesso. E quindi vi racconto un po'. Allora, iniziamo subito con la questione delle rese. Ho trebbiato, ho finito di trebbiare il campo 12, se vi ricordate, avevo iniziato nello scorso episodio, ho avuto una resa di 102.000. Ci ho dato dentro con la Holmer, con la Terra Variant, ho fatto quasi 3 ore e mezza abbondanti. E, come vi avevo detto, ho passato tutti i terreni con il vibro e dopodiché ho comprato anche i distributori a calate, quindi diciamo per quanto riguarda la concimazione del campo mi sono affidato interamente appunto con la questione del digestato, con la Holmer, ho fatto tutto con quello e devo dire che si è rivelato un mezzo molto utile, molto funzionale, quindi ho fatto bene a fare l'acquisto, è davvero davvero ottimo, quindi anche comunque usandolo da solo, senza fare avanti e indietro, sì, senza usare il cassone, eccetera, sono riuscito a gestirmi da solo anche con la botte. I consumi non sono esorbitanti, quindi insomma ce la si fa benissimo con queste, diciamo, metrature di campi. Allora, ho usato. Vi dico i quantitativi di digestato. Nel 13, che è questo qui, il mezzo pioppi e il mezzo seminativo, ho usato 32.700. Nel 18, questo qui, ho usato 30.000. Nel 10, questo qui, 65.000. E nel 21, che è questo che fa confine con le stalle e gli animali, ho usato 23.000, per un totale di 150.700 litri. Usato, cioè questo litraggio qui usato solamente con il vibro, quindi per preparare dopo appunto le trebbiature per passare su sodo. Dopodiché sono passato in semina, ho usato appunto la mia Vadestad senza concimazione per la questione che vi avevo già predetto nello scorso video, quindi ho fatto la semina. Dopodiché ho mandato avanti appunto la maturazione e al primo stadio ho bloccato tutto quanto e sono passato con la distribuzione, diciamo, con il distributore a calate, quindi la spesa, diciamo, l'utilizzo del quantitativo del digestato si è raddoppiato. E ovviamente usare il vibro o usare i distributori a calate non c'è nessuna differenza di quantitativo utilizzato, quindi è sempre lo stesso usando il vibro e usando le calate. In totale, ragazzi, tutta la concimazione mi è costata 301.400 litri. Ecco, questo è quanto. Dopodiché, che altro ho fatto? Ho seminato l'avena nel campo 10, questo qui. Nel 17 ho seminato la soia, però qui non ho usato digestato né niente perché era ex bietole, quindi sono passato col dissodatore. Dopodiché sono andato dentro con la seminatrice, eccetera. Poi ho passato con lo spray, chiamiamolo così, come fertilizzante liquido, e quindi ho fatto tutta una concimazione chimica, quindi non ho usato digestato né niente, e ok. Appunto ho seminato avena in questo qui per un attimo far prendere vita al silo che ero veramente scarso e anche per iniziare la questione della paglia, cioè più che della paglia, del pellet.
Ho voluto iniziare ad affrontare un po' questa cosa qui, visto che è una cosa nuova, visto che appunto l'Astro Add-on ha aggiunto questa cosa qui e inizieremo a trattarlo un attimo su questo episodio e poi si protrarrà nel corso degli altri, comunque vi spiegherò strada facendo. Altre cose, beh, il 12, porca puttana che sbaglio sempre sul menu. Il 12 qui non l'ho ancora seminato, l'ho lasciato lì, cioè l'ho dissodato e basta, non ho fatto altro. Poi i poplars sono ancora lì e niente, per il resto in giro ragazzi ho seminato colza giusto per inserirlo nella rotazione, visto che è una coltura che fa molto molto bene, se infarmi non cambia un cazzo, però era già un attimo per così fare un po' un giro di colza un po' dappertutto, quindi ho il 18, l'11, il 13, il 21 e il 17 a soia, il 10 ad avena che ho trebbiato e basta. L'avena, il 10, questo campo qui mi ha fruttato 59.100 litri di resa. Ok, per quanto riguarda le spese, ora ci avviciniamo di qua, andiamo dove c'è la novità. Ecco qui. Questa è la zona nuova che ho strutturato, ho preparato un po' per la questione del pellet e l'ho studiato così. Questa, ragazzi, è la centrale termica, è l'edificio Easter Egg della Straw Harvest. Eccolo qui. E quello appunto è una caldaia, una centrale termica che funziona per il pellet, attenzione solo di paglia e cippato, ma è comunque il cippato noi ragazzi lo continuiamo a vendere sul nostro bioheating qui nell'Enzomat, eccolo qua al solito. E basta, questa zona l'ho strutturata così, ho messo questa tettoia come deposito per il pellet, qui lo stoccherò sotto, farò appunto deposito, ho messo anche un po' appunto al coperto perché non mi piace vedere la roba così a cielo aperto e basta, l'ho fatto la struttura così, l'ho pensata e messa giù così. Basta, ho speso i miei soldi, ragazzi. La centrale mi è costata 42.000 euro. Il capanno, quella tettoia, 9.000 euro. E basta, quindi ho speso i miei soldi come livellamento, eccetera. Non ho speso un granché e basta. Purtroppo, mi è venuta fuori così perché non ho potuto far di meglio perché qua era un po' vicino, non mi lasciava piazzare niente, eccetera. Quindi è uscito così. Comunque funziona molto bene. Io ovviamente ho già fatto i test, poi vedremo un attimino come funzionerà, eccetera. E basta. Allora, per quanto riguarda pellet, inizio col l'ho pensata così come un primo approccio a questa nuova, diciamo, coltura così. E prossimamente penso potrò inserire anche l'edificio, quello per la produzione dei pallet di pellet, però al momento non l'ho messo giù perché comunque è un investimento molto grosso, sono più di 400.000 euro dell'edificio e per il momento insomma basta così, iniziamo con la centrale. E non c'è un grandissimissimo guadagno perché ho fatto le prove qui, ogni 3.000 litri di pellet sono circa 4.000 euro, sì, non è un granché, però insomma sono sempre bei soldi, è una cosa appunto nuova, è una questione nuova che affronterò, cioè che ho voluto anche portare nella carriera, spero apprezziate, non vi ho detto niente nello scorso episodio che l'avrei fatto, però ho deciso così una attimo di incrementare questa cosa senza dirvi nulla, spero di non ricevere fucilate e basta. Fatemi sapere un po' come vi sembra questa zona qui. Sì, molto spartana, cioè adesso l'ho buttata giù così, molto easy e basta. Ok, altre spese ragazzi, cavalli ne ho acquistati 6 per un costo di 30.000 euro. E basta, i distributori a calate per la Holmer mi sono costati 32.800 euro e per il resto niente, basta, non ho speso altri soldi, insomma, fatti i conti, ne ho spesi abbastanza. Basta, questi sono i cavalli che stanno andando avanti al solito. Qua i maiali stanno scarseggiando un po' di cibo, eccetera. Ma penso quando arriverò al limite, al loro numero massimo della stalla, li lascerò lì un pochino. E boh, adesso ci concentreremo un po', su altro. Ottimo, altro che ho fatto? Sì, ho terminato la questione delle patate.
Mi scuso se mi sto dilungando un attimo, ma volevo spiegarvi un po' quello che ho fatto, eccetera. Le ho terminate, finito tutto quanto, svuotato tutto, lavate, vendute, e ne ho vendute circa un durante mezzo, quindi 40, 60, quasi 70.000 per un guadagno di 42.501 euro. Ora, beh, faccio vedere un attimo qua, distributori a calate, eccoli qui. Sono ancora zozzi. Avevo fatto un post su Facebook, avevo messo la scritta dell'orme che era diventata quasi una seconda casa, perché ci ho passato sopra veramente tanto tempo, vi ripeto, più di 3 ore e mezza e basta, però veramente sono stato contento dell'acquisto, è davvero, davvero un mezzo molto importante nell'azienda come la mia, come è messa adesso, veramente è un mezzo molto, molto, molto utile. Ok, perfetto, mi sono portato a casa dallo store anche lo span di letame, in caso non portarselo via, eccolo qua, l'ho messo qui sotto. Poi ragioneremo un attimo sulla questione dell'utilizzo, volevo un attimo sapere la vostra e poi vi spiegherò man mano. Basta, per il resto niente, qua inizia a scarseggiare anche un po' il trinciato, adesso seminerò sempre il 12 lì a mais, però andremo a farlo un po' più avanti, le bietole qua ce ne sono ancora parecchie e ok, per il resto tutto tranquillo. Ottimo, bueno, quindi. Ora andiamo a noleggiare i nostri mezzi per il pellet. Ho voluto esagerare un po' stavolta e noleggeremo il nostro caro Xerion 4005 perché la Premos di suo chiede minimo 360 cavalli, quindi avrei avuto il 936 per quella macchina lì. Io l'ho provato sotto la Premos, ho fatto i miei giri, eccetera, però ragazzi, veramente si scanna e è proprio al limite, al limite, al limite. E oltretutto sul campo che andremo a fare, il campo 10, che è tutto un su e giù, è tutto un castrone, ragazzi, appena trova un po' di salita si ferma e quindi mezzi più potenti non ne ho qui in farm, il Kirovez lo so, ma ha 300 cavalli, quindi ne ha 60 in meno. E allora andiamo a noleggiarci, togliamoci un piccolo sfizio, ci noleggiamo il nostro Xerion, il 4005, gommato Michelin, pneumatici larghi, così facciamo i grossi. E ok, noleggiamo per 19.193 euro. Eccolo qua. Andiamo a noleggiare la Premos. Eccolo qui. Tecnologia per le balle. Scorriamo. Eccoci qua. Premos 5.000. Sono 320.000 euro, ragazzi, a comprarla nuova. Non sono pochi. Cioè, vedete che l'investimento del pellet. Acquistare tutto, mamma mia, cioè tra capannone e Premos, io ho quasi 1 milione di euro. Bon, perfetto, 16.000 euro di noleggio, quindi noleggiamo. E ok, la nostra spesa di noleggio totale è di 35.000 euro. Non prendiamo paura, adesso ragazzi siamo ben coperti con i costi, eccetera. Facciamo andare tranquilli. Eccolo qua, la nostra attaccata. Super mega iper, che mezzi ragazzi, che mezzi. Bene, accendiamo il nostro Xerion. Penso che strada facendo, beh, la Premos credo la comprerò sicuramente. Adesso lo Xerion non lo so. Comunque un trattore di alta potenza over 450 lo comprerò quasi sicuro. Vedremo, vedremo, vedremo se magari comprare uno snodato, cingolato, un RX o un Quattrac, comprare qualche attrezzo nuovo, grosso, qualche preparatore. Vedremo, vedremo, dai. Intanto iniziamo ad andare con il nostro pellet. Gusti sentire i mezzi, i trattori sotto alla Premos qua, perché veramente mette a dura prova il motore, presa di forza a manetta, giri a manetta e via. Se sentite rumori strani, ragazzi, di ventole, eccetera, è il computer mio che
La stagione qui sta andando avanti, le temperature si stanno alzando anche nella stanza mia e di conseguenza il mio caro computer ne risente, quindi inizia a sbuffare, poi a registrare, eccetera. È abbastanza pesantina come cosa. Allora. Andiamo nel nostro campo 10. Andiamo dentro di qua, che così iniziamo con la capezzagna. Allora, bene, abbassiamo il nostro pick up, mettiamoci un NS Limiter a 10 e via. Sentite che roba, ragazzi? Sentite come urla l'Oxerio, non so se si sente. Non riusciamo neanche ad andare al massimo. Abbiamo 400, questo qua in presa di forza ne fa 400 e più di 4,50, sembra 4,60, 4,70. Pensate voi, 9,36. Si fermava. Quindi un'alta potenza, ragazzi, questa macchina ci vuole. Adesso stiamo andando anche un po' troppo velocini per questa macchina qui. Ho visto un po' di video in giro. Non è che vada molto veloce, però noi acceleriamo un pochino. Guardate, siamo a 2200 giri. Motore. Però il 936 mi sembra di aver visto come consumo orario che andasse al massimo quasi a 75-80 litri ora, una roba spropositata. Eccola qua, la nostra bella Premos. Fatto la capezzagna, siamo già, ecco, avete visto che si è spenta. Non so, non mi sembra di averlo detto nel video presentazione, ma praticamente questa qui quando trova dei mucchi di paglia, praticamente roba ingrumata, diciamo così, concedetemi il termine, se andate troppo veloci si ferma, praticamente scatta la sicurezza del pick-up e si ferma la macchina, quindi dovete regolare la velocità anche in base alla al quantitativo di paglia che andate a raccogliere. Qui adesso in andana posso andare tranquillamente a 10 che non succede niente. Nella fine dell'andana, quando la trebbia ovviamente si ferma, eccetera, che la paglia si accumula, dovete diminuire la velocità. Non mi sembra di averlo detto sulla presentazione, non so se ve ne siate accorti voi. Che attaccata, ragazzi, che mezzo l'Oxerio. Ok, qua siamo quasi già al 90%. Qua ho trebbiato ovviamente con la mia S barra da 13 metri e qualcosa, mi sembra 13 e mezzo, non mi ricordo più. Ovviamente coltura al 100% di fertilizzazione. Qua verrà fuori parecchio, parecchio pellet. Siamo già full. Boh. Tiriamo sul pick up, alziamo qua. Andiamo a prenderci il nostro 936 che è già pronto. Eccolo qua. L'ho agganciato sul Daimler, ho sganciato le sovrasponde perché lo scivolo di scarico della Premos non è che sia molto alto, quindi ho dovuto abbassare il dumper qui e ci passa anche già a filo senza sovrasponde. Ok, bene. Allora andiamo. Sì, vi ripeto, come ho detto, verrà fuori abbastanza pellet. Io ne farò uno stoccaggio fino a che sarà piena la tettoia lì, il nostro portico. Dopodiché lo stoccherò nel capanno dove c'è lavapatate. Lo metterò sotto lì, dove c'era appunto, dove c'erano le patate, dove c'erano i mucchi di patate. In previsione che prossimamente magari metterò giù l'edificio per i pallet e poi faremo un travaso da di qua a di là, lo metteremo dentro appunto sull'edificio e via. Qua adesso entro illegalmente, va ben così, grazie, chiudete gli occhi.
Allora, vediamo di non far malanni subito, ragazzi, che non è neanche nostra. Via, passiamo. Sì, dai, perfetto, ottimo. Boh, siamo qui il 9,36. Penso lo lascerò qui sempre come punto di scarico, che così vedete che sono più facilitato a scaricare. Ho la Premos in alto e il rimorchio in basso, perché altrimenti facendo il contrario non riuscirei ad andare sotto con lo scivolo. E buenos. Allora, qua via. Risaliamo sull'Oxerion. Accendiamo, abbassiamo e via. Tiriamo giù lo scivolo. Spandiamo un po' di pellet. E basta, bene. Sì, spero siate d'accordo con la mia idea qui del pellet, eccetera. Per ora appunto lo gestisco così con la centrale, poi faremo un po' la centrale, un po' di bancali, faremo un po' un variegato così. E qua vedete che inizia ad esserci un po' di mucchio, quindi diminuiamo la velocità. Vedete che c'è veramente tanta roba. Dovete andare molto piano. Ok, perfetto. E basta, sì. Era così un attimo per portare, ragazzi, qualcosa di nuovo anche sulla carriera. Visto che adesso ce l'abbiamo disponibile. È una cosa nuova, insomma, carina, divertente. Poi ci compreremo il pianale. Mi sentirete bestemmiare con i bancali di pellet. Succederanno di tutti i colori. Ragazzi, veramente un'attaccata degna di nota, mamma mia. E basta. Allora, avete visto che è stato annunciato il nuovo DLC in uscita il 16 giugno, DLC Kvernland e Vicon, con una ventina di attrezzi a disposizione tra preparatori, fienagioni, abbiamo falciatrici, ranghinatori, preparatori. Chi più ne ha più ne metta, ratri, c'è cioè un bel po' di roba, un bel po' di roba. Il prezzo è di 15 euro. Io, ragazzi, vi lascio il link mio in descrizione a questo video per il pre-order. Se già siete convinti, potete appunto già vedere i contenuti. Un attimo che ho più piano i contenuti del DLC. E ovviamente arriverà, ragazzi, come sempre, la mia presentazione. So che molti di voi aspettano sempre la mia presentazione, i miei commenti, aspettano di vedere com'è il DLC prima di fare acquisti, eccetera. Quindi, ragazzi, come sempre, tranquilli che non vi farò mancare nulla. Io vi dico già un attimo la mia. Sì, un bel DLC, dei bei brand. Vicon e Kvernland sono brand molto importanti. Adesso, ragazzi, non voglio sentire la solita tiritera DLC inutile, DLC che non serve di qua e di là. Allora, la questione, ragazzi, che affronto sempre, ripeto sempre nei video di DLC, è che non è questione di utilità o inutilità. La questione è che DLC sono espansioni, sono cose che uno acquista per collezionismo, perché magari è affezionato al brand, perché gli piace il contenuto. Ci sono tantissimi motivi per acquistare un DLC. E non è questione di utilità o inutilità, perché se dovessimo guardare la questione di utilità, allora Farming dovrebbe avere un trattore, una trebbia, un coltivatore, un aratro, una botte, eccetera, perché tutte le altre cose fanno la stessa cosa, allora non servono. Cioè, se ragioniamo così, allora usiamo una cosa per far tutto e via. Insomma, capite il ragionamento che vi sto facendo? Non è questione appunto di utilità e basta. Comunque sì, secondo me è un ottimo DLC. L'unica nota che voglio dire è che secondo me sono un po' tantini 15 euro. Sono un po' tantini, per carità, belli tutto quanto, c'è parecchia roba, però 15 euro. Non sono tanti, ma insomma, mamma mia, ragazzi, il pelo.
Abbiamo toccato? Sì, vabbè, pazienza. Non sono tanti, però non sono neanche pochi, ecco. Adesso non per questo sto dicendo che non va acquistato né niente, è un attimo una cosa mia, un piccolo appunto che volevo farvi ancora prima di altre la presentazione, era un attimo così. Io non ce l'ho ancora, sapete che già anzi DLC me li manda circa 2 giorni prima, 3 giorni prima dell'uscita ufficiale, quindi non ho niente in mano se non i fact sheet, quello che vedete anche voi, insomma. E basta, quindi vedremo, vedremo. Intanto comunque passo sempre già preventivamente la palla a voi, così fatemi sapere un po' se avete già visto appunto un po' i contenuti, cosa ne pensate già del DLC, così. Tanto per... Ok, bene, qua procediamo. Senti che roba, ragazzi. Senti che roba, Luxarion. Ok, bene. Allora, visto che siamo qui, volevo un attimo porvi all'attenzione una questione. Sì, è un piccolo appunto mio, volevo un attimo, sapere la vostra, cosa ne pensate. La questione letame qui nella carriera. Allora, come ben avete visto, ho comprato lo span di letame della Holmer, eccetera eccetera, e via, per fare espandimento. Però ovviamente nella realtà, ragazzi, dopo letame ci vorrebbe la ratura. Io adesso non ho nessun arato, non ho niente di niente, quindi adesso la questione è, io devo anche usarlo un po' il letame e non voglio assolutamente andare a comprarmi l'aratro. E se siete d'accordo, io userei lo stesso letame, però passo con un preparatore, cioè passo con l'ORS, col coltivatore che ce l'ho ancora, che in teoria non dovrei averlo venduto. È un po' che non lo vedo, spero non me l'abbiano rubato. Ma appunto, anche se nella realtà non si fa, non si passa il preparatore dopo il letame, diciamo il letame va interrato, quindi si usa la ratura. Però cioè, adesso non vorrei star qua a comprare l'aratro eccetera, perché poi si aggiunge nella lavorazione, devo comprare attrezzi eccetera, quindi diventa un po' un casino. Quindi sì, volevo chiedere il vostro permesso di fare questa cosa qui lo stesso, anche se non si fa nella realtà, e basta. Quindi io passerò l'etame, cioè butto fuori l'etame, passo col preparatore e via, poi l'altra consumazione la darò con i distributori a calate e via, giusto per un po' comodità. E basta, volevo un attimo riferirvi che sì, farò così e via. Qua siamo già full, un'altra volta. Mamma mia, ragazzi, qua mi è fuori una marea di pellet, veramente. Bene, bene così. Allora, 9, 18, 27. Il Daimler senza sponde dovrebbe tenere, mi pare, 36. Mi sembra, non mi ricordo più. Guardiamo qua, siamo un po' troppo attaccati. Casomai facciamo un altro pieno, ragazzi, poi vado a scaricare, così giusto per mostrarvi un po' come scarico e tutto. E qua mi sono messo proprio a filo. Allora, ho finito Doom Eternal. Mamma, che gioco, ragazzi. Che gioco. Finito, adesso lo sto completando al 100% quasi. Veramente fantastico. Ha una rigiocabilità davvero notevole, quindi hanno fatto un lavoro egregio.
È abbastanza lungo, io più o meno ci ho messo, fate conto che ci sono quasi, mi sembra, una ventina di scenari circa, più o meno, 15 sicuri mi pare. E sì, dicevo, io ogni scenario stavo là quasi sempre a trovare collezionabili, eccetera, e fare le sfide e tutto quanto. E più o meno, diciamo che per finirlo completo al 100%, trovando tutto, andando tranquilli, girovagando e quant'altro, è una ventina di ore abbondanti ci vogliono. Sì. Quindi veramente sì, se uno lo finisce senza star lì a cercare tutto, eccetera, una decina di ore, 12, se è bravo, ce la fa. Se è bravo, ce la fa. Poi ovviamente le prime missioni, i primi scenari sono molto più lenti perché ovviamente non si hanno potenziamenti, non si hanno tante armi e quindi anche i combattimenti, eccetera, sono molto più difficili da fare, si crepa molto più spesso. E man mano che si va avanti, man mano che si potenzia tutto quanto, si potenzia la corazza dello Slayer, le armi si sbloccano i potenziamenti, eccetera. I combattimenti sono molto più veloci. E comunque anche cioè, la difficoltà, ovviamente, andando avanti, aumenta anche i nemici, eccetera. Sconfiggere sono molto più tosti. Però, sì, insomma, in linea di massima, le tempistiche sono queste. Però mi è veramente piaciuto, molto molto bello. Adesso lo sto completando con i cheat code, che sono, cioè, praticamente il sistema di cheat non ha, il gioco non ha bisogno di un trainer vero e proprio per i trucchi, ma ogni scenario praticamente ha dei cheat code, che sono un tipo dei floppy disk, e nascosto ovviamente in ogni scenario voi lo sbloccate e in una sezione, quando andate a rigiocare potete rigiocare le missioni, c'è una finestra che si apre per selezionare appunto i cheat, e voi attivate i codici tipo munizioni infinite, corazza infinita, altre cose infinite. E niente, quindi potete rigiocare le missioni con i trucchi e via. Ovviamente, ragazzi, il gioco non è completabile con i cheat code, perché i cheat code attivi praticamente non fanno andare avanti, non fanno giocare certe missioni, e alcune cose non le riuscite a fare perché vengono proprio bloccate, altrimenti sarebbe troppo facile. Uno si trova ai cheat delle munizioni infinite subito e buonanotte. E quindi sì, insomma, è un attimo da fare una questione anche lì. Però sì, ripeto, la rigiocabilità è veramente veramente tanta. Ok, bon, perfetto. Bene ragazzi, io qua scarico, andiamo un attimo in farm che vi faccio vedere un po' come scarico e tutto quanto sotto la tettoia, poi qui ragazzi io ovviamente continuo per i cavoli miei, finirò, poi vi dirò le rese e quant'altro, come sempre. Come trebbiature, ragazzi, non ho fatto niente, quindi la colza è ancora tutta lì, la soia che ho seminato nel 17, che vedete lì davanti, è ancora tutta lì, non ho trebbiato niente. Ho voluto concentrare, diciamo, questo episodio letteralmente solo sul pellet, anche perché avevo un bel po' di cose da dirvi su quanto ho fatto, eccetera, e quindi boh. Lasciamo qua un attimo il nostro 4005, prendiamo 9.36 e andiamo. Mi siamo all'87 per 136.000, quindi sì, ci sta 40.000 e passa. Boh, beh, dai, facciamo il giro, andiamo di qua. Andiamo veloci in farm. Mi scuso un attimo per l'excursus su Doom Eternal. Voi sapete che piace giocare anche altri giochi. Il remake di Resident Evil 3 non l'ho più giocato, quindi è ancora lì. Allora, devo segnarmi sulle mie schede della carriera, mo, 36.000.
Dovete sapere, ragazzi, avrò 86.000 fogli con scritte tutte le cose, rese, spese, guadagni e tutto quanto. E sapete, annoto tutto. Caso mai mi facciate i conti in tasca, potete ben fare i confronti. Tanto, ragazzi, come ben sapete, sono molto trasparente su quello che faccio in carriera. Vi dico sempre tutto. Bene, allora, andiamo su. La mia sta salita qua, ragazzi, a far col dumper è davvero un suicidio. Ok, quindi mettiamoci già un S limiter. 1, 2, 3. Bene, io scarico così. Vado dentro in retro. Un attimo che mi giro la visuale. One moment. Sì, avrei potuto scaricarlo anche così a cielo aperto, però non mi piace, cioè mi sembra troppo da zingari, quindi ho voluto spendere quei 10.000 euro, fare una bella tettoia così, così ce l'abbiamo al coperto, bello, a posto. Boh, perfetto. Track. E a posto. Va un po' fuori, ma non c'è problema. Ottimo. Da qua esco, vado fuori tranquillo, qua spazio per fare manovra ne ho. Boh, vediamo un attimo 9,30, anzi, mettiamolo qua che così battezziamo già la centrale con la prima palata. Ecco qua, prendiamo il nostro Thorium, come è preso qua. L'impianto, qua abbiamo ancora 9.000 bietole. Qua sono ancora, sì, sono finite. Ho fatto anche un piccolo travaso di liquami dei maiali, messo dentro qua, digestato. Quanto ce n'è qua? 117.000. Qua siamo in piena produzione. Ok. Sì, ho voluto metterlo qua vicino, che così ho tutto il punto nevralgico da usare con la pala, che ho il biogas, ho tutto quanto qui, comodo. Qua non ho neanche livellato il terreno, non so se ci siano buche, eccetera. I mortacci, scusate un attimo. Non ho chiuso bene la benna. Ok, perfetto. La centrale qui paga, va continuamente, paga. Mi sembra di aver fatto i test su una volta ogni ora, una volta ogni mezz'ora, non mi ricordo più. Ok. Perfetto, qua lei si attiva dopo un tot di tempo. Ebbene, vediamo un attimo qua l'F1, ecco qui, è già partita. Vedete, abbiamo 15% di riempimento, ha un totale ovviamente di riempimento tramoggia e basta, lei si mangia il suo pellet. Ricordo che, come ho detto all'inizio, solo pellet di paglia. E niente, ragazzi, io a questo punto posso terminare qui l'episodio. Spero vivamente vi sia piaciuto. Spero vi sia piaciuta la mia idea del pellet e appunto come ho gestito un attimo il primo approccio a questa nuova coltura, a questo nuovo prodotto trasformato, chiamiamolo così. E basta, appunto, per ora andiamo avanti con la nostra centrale. Dopodiché, appunto, la mia idea è piazzare ipoteticamente il capanno qui, l'edificio per la produzione dei pallet, metterlo qua, che abbiamo un bello spazio e basta, però arriverà molto più in là. Nel frattempo facciamo scorta di pallet, vediamo intanto quanto ce ne esce. Io fino a che ci sta, scarico qui, penso che comunque in teoria tutto quello del campo qui dovrebbe ovviamente starci.
riempio tutto qua e basta. Adesso io proseguo, adesso non so se andrò avanti anche a fare trebbiatura, ho già preparato anche la S lì, o se ne faremo un po' nei prossimi episodi, ma comunque questo per dire che prossimamente farò anche orzo, frumento, eccetera, giusto per la produzione di paglia, giusto per già affrontare appunto un po' di scorta di pellet e basta in previsione del nostro edificio che intanto noi ci facciamo la scorta e boh, basta. Ragazzi miei, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, passo la palla a voi, mi è piaciuto l'episodio e basta, vi ringrazio, ci vediamo prestissimo, prossimo video, ciao ciao!